Buongiorno a tutte e a tutti, mi trovo nella bellissima sala web TV dell'Università di Cassino e Lazio Meridionale e diamo inizio a quelle che io chiamo le web conversazioni, accolte diciamo entusiasticamente dal collega professor Francesco Iacoviello, che secondo me hanno questo scopo, quello di valorizzare innanzitutto le tesi di laurea migliori. Io sono la professoressa Fiorenza Taricone, che insegna storia della comunicazione politica e pensiero politico e questione femminile, quindi sono due discipline molto ricche di contenuti e credo che ci siano delle tesi per l'appunto che vadano assolutamente valorizzate. Sono tutti argomenti d'attualità che io non vorrei banalizzare come spesso l'opinione pubblica ripete in semplici studi sul femminismo, ma sono ben altro, riguardano tutti noi quando accendiamo il telegiornale e quando sentiamo la radio e ci danno diciamo modo di riflettere su i macro problemi della condizione femminile sia in tempo di guerra che in tempo di pace. Partiamo quindi da una tesi che è triennale, è qui accanto a me la ormai laureata e quindi dottoressa, sì, Antonella Sbridigliozzi, laurea triennale 2021-22 e era in lettere, diciamo curriculum comunicazione del Dipartimento di Lettere Moderne, una tesi di laurea in storia della comunicazione politica per l'appunto e il problema non è lieve, cioè il problema di cui tratta la dottoressa non è lieve ma è reale. E cioè è contro le donne, armi di ieri, problemi di oggi, e cioè la violenza di genere come arma. La tesi è molto dettagliata, quindi ovviamente noi non partiremo proprio dall'inizio, perché sennò dovremmo partire dal diritto biblico, perché ahimè, la codificazione, diciamo, della violenza sessuale è molto antica. E invece partiamo, visto che ci sarà breve l'ottantesimo, no? E quindi ciò che ha significato la seconda guerra mondiale su questo territorio, partiamo da quello che può essere il secondo capitolo, cioè sulle memorie della violenza di genere nella seconda guerra mondiale e poi magari a un certo punto la interrompo per chiedere, diciamo, per passare a scenari ancora più attuali, che sono stati, anche secondo me l'abbiamo abbondantemente dimenticato, la cosiddetta guerra nei Balcani e poi quella vergognosa guerra in Ruanda, che di nuovo, diciamo, il continente africano è passato, diciamo, per così dire, agli onori delle cronache e poi dopo anche un orizzonte di speranza. Che cosa è successo di positivo su questo? Cosa sta accadendo nel frattempo? Grazie professoressa, come diceva lei, dalla guerra del Vietnam purtroppo la guerra è diventata mediatica, quindi c'è bisogno di ricostruire comunque una storia femminile degli stupri di guerra, quindi delle problematiche del mondo femminile. Appunto nella mia tesi di laurea ho voluto partire proprio, diciamo, da un sostrato, possiamo chiamarlo appunto filosofico, storico, letterario, perché è importante indagare quelle che sono le ragioni culturali, sociologiche e antropologiche che sono alla base di questo fenomeno. Io mi sono concentrata appunto sulla storia femminile delle grandi guerre, ho analizzato appunto il caso delle marocchinate e ho avuto modo anche di portare alla luce una pagina di storia che personalmente io non avevo mai approfondito e pensiamo che qualche giorno fa, quindi il 9 maggio, in Russia si è celebrata la festa nazionale in ricordo della grande guerra patriottica. Con questo termine appunto si identifica negli stati post-sovietici la vittoria appunto della Russia, la sconfitta del regime nazista. E c'è un punto molto interessante, diciamo che quando si parla di stupri di guerra ancora ad oggi c'è molta difficoltà ad analizzare, ma ci sono degli argomenti inerenti a questo macro tema che sono considerati a tutti gli effetti dei tabù. Se noi diciamo parliamo degli stupri dell'Armata Rossa ad esempio,
c'è un tratto che credo sia importante sottolineare. Le esperienze di queste donne devono, diciamo, essere analizzate in un contesto più ampio. Sono donne che si trovano a vivere condizioni di privazioni, quindi di sfollamenti, bombardamenti, ma privazioni primarie, come quella ad esempio di mancanza di beni primari come cibo, acqua. Cosa accade alle donne tedesche in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale? Accade che per scegliere, diciamo, la scelta della sopravvivenza porta, diciamo, a dei compromessi. C'è quindi il tema della prostituzione quasi forzata di queste donne berlinesi che nella battaglia di Berlino devono affidarsi, diciamo, a dei protettori, ai soldati russi, in cambio appunto di una speranza, quindi poter rivedere l'alba sopra Berlino. Nei campi di concentramento era noto, sì, le case di piacere, sì, cioè i bordelli all'interno dei campi di concentramento dove le donne entravano sperando di poter vivere più a lungo. Quindi l'esperienza triste, sì, di queste donne tedesche, tra l'altro lei riporta questo interessantissimo diario, sì, dell'anonima berlinese, perché le donne non sono state zitte, no, anche se all'interno di un diario, ma il diario poteva tranquillamente poi trovare una pubblicazione, no? Quindi non, sì, sono state zitte. Quindi l'esperienza delle donne tedesche, che in questo caso era la stessa nazionalità tedesca di coloro che hanno costruito una logica di sterminio e ideato i campi di concentramento, dove all'interno c'erano questi bordelli, esatto, autorizzati, dove le donne entravano perché intanto erano costrette, lì non erano naturalmente le più giovani, le più avvenenti, ma non c'era motivo, non c'era più pregiudizio di razza. E le, diciamo, queste donne che poi spesso venivano uccise lo stesso, sì, però queste donne, diciamo, avevano un po' quello che è stato chiamato il dramma dei sommersi e dei salvati, no? Sì, tutti salvi, sì, ma a quale costo? Esatto. Cioè, mentre vedi morire le altre, mentre tu mangi e sei tenuta in certe, sì, condizioni, perché comunque il tuo corpo va usato. C'era anche appunto la consapevolezza di dover, diciamo, espiare poi le colpe di un'intera nazione, quindi dover subire sulla propria pelle, diciamo, quello che i tedeschi avevano, diciamo, fatto durante il regime. Una nota positiva, visto che appunto il tema che noi trattiamo è molto triste, una nota positiva, ad esempio, mi viene da pensare a uno storico tedesco che appunto invece sottolinea il fatto che le donne di Berlino furono in prima linea nella ricostruzione poi della città dopo i bombardamenti. Poi arriviamo purtroppo, diciamo, agli anni recenti, quindi anni 90, in cui c'è cioè il grande tema del corpo della donna come oggetto politico, quindi il corpo della donna diventa appunto luogo di disputa politica. Quando noi parliamo di stupri etnici, sia per quanto riguarda l'ex Jugoslavia, ma anche per quanto riguarda il Ruanda, siamo soliti, diciamo, a analizzare il fenomeno sulla base di prerogative culturali, religiose, ma, diciamo, risulta un approccio, possiamo dire, semplicistico. L'approccio invece, il grande tema appunto è la forza politica che ha appunto la conquista del corpo della donna, e questo è documentato, c'è ad esempio il piano RAM, quindi redatto da ufficiali serbi, in cui si legge che l'unico modo, diciamo, per poter minare la comunità musulmana è quello appunto di colpire dove la struttura sociale è più fragile, quindi l'integrità delle loro donne. Questo discorso, diciamo, ritorna in Ruanda, anche se qui le dinamiche appaiono ancora più incomprensibili. Arriviamo poi, diciamo, a una trattazione giuridica della fattispecie. Sicuramente se noi pensiamo ai tribunali internazionali del 93 e del 94, appunto preposti a giudicare i fatti dell'ex Jugoslavia e del Ruanda, si apre, diciamo, uno spiraglio. Tuttavia c'è un grande problema, e questo anche appunto è un grande tema, diciamo che le regole stabilite poi dal diritto internazionale umanitario
hanno, diciamo, sì, sicuramente una valenza politica, possiamo dire morale, ma quella giudiziaria, diciamo, è ancora in fieri, quindi il processo è ancora, diciamo, molto, molto complicato, e soprattutto il rispetto poi di tale norme de facto, diciamo, è relegato poi al buon senso. Però, secondo lei, il paradigma storico, culturale, politica della donna come bottino di guerra c'è ancora in Occidente, nel mondo non occidentale? Sì. Cioè, secondo lei questo è in grado di influenzare anche la politica? Glielo chiedo come sua opinione personale. Io credo che quando noi ci riferiamo poi a mondo occidentale e mondo orientale, siamo sempre portati a pensare che quello che accade in Oriente poi non ci riguardi, e anche per quanto riguarda appunto in questo caso la condizione delle donne. Mi viene da pensare a un report che ho letto di recente, ovvero cosa cambia dopo l'11 settembre, diciamo, nell'uso della tortura come strumento, diciamo, di rieducazione all'interno delle carceri. Questo accade in un paese occidentale, non accade soltanto nelle carceri iraniane, quindi io credo che questo ancora ad oggi riesce a condizionare purtroppo una certa percezione del ruolo della donna nella guerra. Quindi se noi pensiamo, modo per punire sì, le donne sia sì, comunque sempre solo sì, quello, mentre per gli uomini viene applicata, non so, sì, tutta la gamma delle torture possibili, sì, per le donne, diciamo, il metodo punitivo principale sia quello. Quindi sì, insomma, io credo che sia possiamo vederlo benissimo oggi, dal 2014, diciamo dal conflitto russo-ucraino, questa tematica ritorna, e anche in questo caso, diciamo, c'è questo dibattito poi giudiziario internazionale, perché c'è un vuoto legislativo, c'è stato fino al 2019, in cui molti casi di violenze sessuali poi nel Donbass e in Crimea sono rimaste poi, diciamo, lì senza avere un'esecuzione, una giustizia. Quindi credo che ad oggi il tema sia purtroppo tristemente attuale. Che le donne aspettano giustizia è anche un mutamento culturale. Sì. Va bene, allora grazie mille. Grazie a lei. Grazie.